Buongiorno a tutti, è appena terminata la 14ª edizione del concorso dell'olio d'oliva delle colline. E sono qui con Milo Di Russo, l'azienda Milo Di Russo appunto di Gaeta, e sono contentissimo di essere stato invitato qui dal Capol perché oggi Mino ha ottenuto il primo premio nella categoria fruttato medio, vero? Mino, correggimi se sbaglio. E per me è un piacere sia perché conosco Mino, conosco la sua azienda e conosco anche, diciamo, il segreto del suo successo, perché è l'impegno e l'amore che ci mette in quello che fa che ha portato la sua azienda ad ottenere negli anni questi grandissimi risultati. Oggi Mino ha vinto un altro premio, aggiungiamo un altro premio al tuo palmarès, e io sono contento, ti ho già fatto i miei complimenti, e raccontaci tu qualcosa in più, anche perché io non sono ferratissimo della materia. E la prosecuzione, il seminare un qualcosa che poi nel tempo pian piano riesce a raccogliere. Il discorso è un discorso abbastanza lungo, nel senso che fare olivicoltura è estremamente difficile, ma può eventualmente nel tempo portare dei vantaggi estremamente importanti per le aziende, per la produzione di un prodotto di qualità che abbia anche un effetto salutistico, non sottovalutare assolutamente, ma soprattutto anche dal punto di vista paesaggistico. Quindi è vero che le singole aziende oggi hanno avuto l'opportunità di presenziare e di esporre i propri prodotti e di confrontarsi. Nello specifico, noi abbiamo vinto il primo premio nella categoria fruttato medio, che è la categoria che da sempre ci contraddistingue come produzione olearia, uno dei tanti premi della nostra azienda, che nel tempo, negli ultimi 4 anni, ci hanno portato a vincere anche premi internazionali come il Sol d'Oro e come premi in Giappone. Ma non è solamente quello, è il fatto che questo prodotto, quando va fuori, rappresenta il nostro territorio, rappresenta il Gaeta, il golfo di Gaeta con le sue colline, ed è per quello che deve essere valorizzato e tutelato, perché assieme al prodotto che viene portato fuori porta anche il nome di una zona, il nome di una città, e da quello può generare anche un incoming turistico molto interessante, volto anche alla tutela e conservazione del paesaggio nel suo intero. Grazie Mino. Tra l'altro, a proposito di turismo, io ricordo e ringrazio nuovamente l'azienda Cosmo Di Russo perché ha omaggiato il comune di Gaeta di alcuni prodotti tipici della loro produzione, così l'olio come anche il pane di olive, che da domani fino a martedì verranno proposti alla BIT di Milano in degli angoli gastronomici nello stand della Regione Lazio. Quindi grazie ancora Mino e complimenti. Grazie.